Eccoci, siamo in live, buongiorno. Allora, buongiorno, buonasera. Scusate il ritardo, sempre problemi tecnologici. Allora, questo è l'ultimo degli appuntamenti, ciao a tutti, l'ultimo degli appuntamenti legati al mondo della letteratura e del cinema in collaborazione con Letture Metropolitana. Aspettiamo, eccola, già me l'ha mandata Flavia Grande. Eccoci, oggi parliamo di un tema un po' particolare. Aspettiamo che si collega. Eccoci! Buonasera! Eccoci, Buongiorno. ciao. Ciao, scusami i problemi tecnici di connessione, ho tremato che non riuscissi a fare la live Figurati, come l'altra volta. Tutto non ti preoccupare. bene? Tutto bene? Sì, qua dal bellissimo muro della cucina. Anch'io il muro della Scusate, cucina. No, no, tranquilla, io ci ho vedi. messo i poster Ma il mio, no, di io ci ho messo i poster fatti a mano, diciamo, Ma va bene. dalla figliolanza. Beh, molto carini, molto più artistici i miei, insomma, sono Sì, solo cioè locandine. ognuno fa quello che può, diciamo. Allora, stavo anticipando che il tema di oggi è un po' particolare perché Sì. parliamo di uno stravolgimento, Sì, giusto? lo stravolgimento dei classici, un'idea che hai avuto tu e che mi è piaciuta molto. Grazie. Veramente, e tra l'altro non ci avevo, in realtà ci sono un sacco di esempi e non ci avevo pensato, era una cosa che non avevo, diciamo, considerato, e invece ho ripensato anche ad una mia chicca semi-adolescenziale, che è uno stravolgimento di un classico, e poi ne parleremo. Forse è anche un po' uno scheletro nell'armadio dal punto di vista Mi cinematografico, perché piace. non è che sia sto capolavoro, però io ci sono affezionata, e il libro, invece, comunque è un libro importante, di peso, Quindi, come in tema. realtà anche quelli di cui parliamo oggi in partenza, che sono Il Grande Gatsby e Romeo e Giulietta, che Beh, uno molto dice. più belli di quello che pensavo io, dopo te lo dico. Ok, però Sì. la cosa divertente è che collegamento c'è fra questi due? A livello letterario quasi nessuno, giusto? Perché sono comunque due epoche un po' diverse. Completamente diverse, siamo, diciamo, Mamma mia, si sta. in epoca molto classica con Romeo e Giulietta, con Shakespeare alla fine del 1500, diciamo, mentre siamo negli anni 20 con Fitzgerald e quindi il Grande Gatsby. 100 anni fa. Atmosfere, sì, esatto, un mondo totalmente diverso, anche, diciamo, sembrerebbe che ci sia poco a che fare, ma in realtà in fondo sono due storie d'amore, in qualche modo. Cioè, Molto, c'è molto l'amore in travagliate, entrambe, direi. molto travagliate, molto con un orribile finale, lo possiamo dire perché diciamo che non è spoiler in questo caso, E infatti ci dicono è un po' umana gioia, è vero. un po' Maina Gioia, molto Maina Gioia, Entrambe. esatto. Però diciamo che hanno prodotto delle rivisitazioni cinematografiche interessanti proprio per il principio che dicevamo prima, cioè quello dello stravolgimento Stravolgimento totale. totale a livello cinematografico, proprio perché il collegamento, diciamo, in questo caso può essere il protagonista e il regista, perché stiamo parlando di Baz Luhrmann e di Leonardo DiCaprio, protagonista in Esatto. entrambi. E in realtà lo stravolgimento nasce tutto dal genio creativo di quel regista australiano che ha deciso negli anni 90 di trasporre sul grande schermo appunto Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta. E la cosa assurda qual è? La prima, che cioè, lo ambienta negli anni 90 a Los Angeles, o meglio a Verona Beach, A Verona che è Beach. una genialata secondo me perché Sì. esiste Venice Beach. E dice perché non Certo. esiste, non deve esistere allora anche Verona Beach? Verona Beach proprio perché il libro invece è ambientato a Verona. E tutto bene? Scusa, sì, no, è entrata mia figlia che sta. Ospiti. Scusate, farà probabilmente delle incursioni, Va bene, ma sappiatelo. noi ci Alla piace. prima live addirittura aveva perso sangue dal naso mentre parlavo, quindi. Oddio, no, speriamo di no questa Scusate. volta. No, no, però per dire che sono pronta a tutto. Eccoci. E quindi, no, dicevamo appunto partendo da Romeo e Giulietta, già in qualche modo a livello cinematografico si è fatto le ossa e Sì. ha deciso di fare il grande salto nel 2003 invece con il grande Gatsby, scegliendo sempre DiCaprio in questo caso per interpretare Gatsby e in realtà con un particolare che forse è quello che ti aveva convinto quando ti ho mandato la mail che ti ho scritto.
Della musica, La musica, la musica. perché Sì, lui. perché... Vai, vai. No, no, vai, vai, vai. No, diciamo, l'uso della musica è fondamentale nel Grande Gatsby in particolar modo perché, come dicevi giustamente tu, il romanzo è ambientato negli anni 20 del secolo scorso e la musica di denuncia, di rottura un po' in quel periodo era il jazz. E Il jazz. lui che fa? Baz Luhrmann prende il jazz e usa la musica di rottura del nostro secolo, quindi il rap, e le mischia e le unisce. Una cosa che ha fatto drizzare i capelli a molti dei critici cinematografici, mi ricordo ancora l'anteprima, quelli un po' che si ricordavano la versione con Robert Redford, che è un'altra cosa. Vabbè, però è un'altra cosa, certo. Ed è uno stravolgimento che appunto è un po' diverso e li ha colti un po' di sorpresa. A te è piaciuto? Allora, a me è piaciuto, sì, nel senso che io non sono una purista. A me piace quando si hanno delle idee. E tra l'altro credo che il Grande Gatsby, abbia un concetto di base, che è quello della disillusione, che è un concetto universale e che soprattutto attraversa tutte le epoche. Ci troviamo adesso in un enorme periodo di disillusione, così come lo erano gli anni 20, che poi insomma avrebbero portato al 29, diciamo, quindi era un momento anche quello di cambiamento e di passaggio. E lui, diciamo che quello che fa Fitzgerald è rendere palese il fatto che in realtà il sogno americano non necessariamente ti porta ad avere tutto quello che desideri, ecco. Anzi. Perché ci sarà, esatto, ci sono delle cose che sfuggono, diciamo, alla logica, no? Del combatto, combatto, mi impegno e raggiungo, e queste cose ci sono c'erano allora e ci sono anche adesso. Quindi fondamentalmente io penso che, insomma, uno stravolgimento sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista visivo a un film del genere possa solo cioè a un libro del genere possa solo fare bene. E, tra l'altro è stato proprio quel libro un po' uno stravolgimento anche per lui, per Fitzgerald, perché lui veniva da due grandissimi successi editoriali che avevano avuto, diciamo, l'avevano già consacrato un po' come voce generazionale di quella generazione che era definita proprio la Jazz Age, cioè i ragazzi scapestrati del jazz. Degli anni 20, e lui praticamente quando arriva a scrivere questo libro, che è il suo terzo romanzo, ha neanche 29 anni compiuti, quindi comunque lui era molto giovane, siamo nel 25, e lui dice proprio al suo editore, anzi nel 24, perché poi esce nel 25, lui dice al suo editore: io voglio scrivere una cosa completamente diversa da quello che ho fatto finora. Finora ho fatto delle cose, diciamo, più semplici, anche più legate proprio al mio pubblico, al pubblico dei giovani che volevano storie anche più leggere, e invece adesso voglio cambiare. Quindi è già un libro che un po' stravolge quella che è l'immagine che aveva Fitzgerald. Infatti all'epoca non ebbe lo stesso successo dei libri precedenti. È un libro che poi è cresciuto editorialmente nel tempo ed è poi diventato, diciamo, un classico. Fu molto amato dalla critica, meno dal pubblico. Sì, Quindi anche il ci film in sta, insomma. realtà, no? Ci sta Esatto. su questo punto di vista. Quindi Cioè, considerando veramente sono passati 7 anni, però inizialmente la critica non l'ha presa benissimo quella del Grande Gatsby, perché soprattutto il modo eccentrico di rappresentare le feste, che poi in realtà è un po' la parte centrale, no? Di quello che dicevi anche tu del sogno americano, di far vedere sì. l'opulenza a cui puoi arrivare, a cui puoi sperare, per poi fare cosa? Convincere una ragazza, che poi io non so come ti schieri, ma io Daisy proprio non la sopporto. Lo so È che è insopportabile, un po' ma l'alter ego insomma di anche nel Zelda, libro, no? sì, esatto, anche nel libro non è che ci sia questo personaggio così amabile, e in realtà poi Gatsby incarna invece quello che un po' tutti siamo, cioè alla fine tutti quanti vorremmo forse essere qualcosa che non siamo per avere qualcosa che non riusciamo a raggiungere, e ci sono dei modi leciti o illeciti per fare quello che uno vuole. Gatsby sicuramente è un personaggio non pulito del tutto, diciamo, dal punto di vista legale, ecco, però è un personaggio con cui si empatizza tanto, e si vede, insomma, che Fitzgerald ci ha messo una cura particolare proprio nel
delinearlo anche attraverso gli occhi di chi lo racconta, che è poi diciamo, il protagonista esterno, il narratore, ecco, di Fitzgerald, del Grande Gatsby, che è Nick, che in realtà è l'occhio esterno che permette di cogliere tutto il fascino di Gatsby, che È vero, perché lui. probabilmente non avrebbe raggiunto lo stesso risultato raccontandolo in prima persona, no? Cioè il fatto che ci sia uno che Sì. lo guarda e che capisce, che tra l'altro all'inizio non è affatto attirato da quel Affascinato. mondo, no? Cioè lui è proprio un'altra cosa, però il fatto che appunto piano piano cresca questa quasi magia, quasi incantesimo, no? Che crea Gatsby su di lui fa sì che la stessa cosa accada poi al lettore. No, assolutamente. Infatti, credo che a livello cinematografico questo è più semplice perché, comunque, raccontato da Tobey Maguire, cioè, che interpreta Nick Carraway nella versione di Baz Luhrmann, tu sai già che cioè, il modo in cui te lo racconta Gatsby arriva nel film dopo, se non sbaglio, 25 minuti, c'è cioè Leonardo DiCaprio, con quell'entrata che è una delle entrate più belle della storia del cinema, con lui che si gira i fuochi Che si gira. d'artificio. E quindi tu lì hai, come dicono i giovani, l'hype, cioè fondamentalmente Sì, perché ti. lui E l'ha cercato per tutto prima, no? Cioè, non nessuno sa sapeva chi neanche, fosse. dice: ah sì, probabilmente è questo, è uno che ha ucciso questo, quest'altro, è un eroe di guerra, e poi invece ti ritrovi effettivamente con lui, con Gatsby che dice: ah, ma ti hanno raccontato tante cose di me, ti aspettavi insomma che fossi così, e lui che rimane esterrefatto di questo interesse che poi. C'è sempre un doppio fine all'interesse di Gatsby, anche se poi in realtà la cosa bellissima è quanto è genuino, anche Sì. se, come dici tu, giustamente non è esattamente pulito ai fini legali, cioè non è uno stinco di santo, No. però comunque anche nel suo intento di avvicinare il cugino di Daisy per arrivare a Daisy, non lo fa mai con cattiveria, non lo fa mai sfruttando Nick sotto un certo punto di vista, anzi lo vuole anche aiutare. Beh, Nick si sente, secondo me, sempre molto amato cioè amato, valutato, diciamo, stimato, ecco, da Gatsby. Secondo me la sensazione è quella, a partire dal fatto di essere l'unico che ha l'invito, no? Ce Quello è un po' l'ho, eh. l'esempio. Io sono l'unico che ha l'invito a questa festa dove di base arrivano tutti a caso e quello è già un buon inizio, no? Per cominciare. E rimarrà, diciamo, un segno di questo poi il finale. Quindi è così che il rapporto, no, cresce piano piano e secondo me è anche, diciamo, a prescindere dalla storia d'amore o non amore, insomma, quel che è, che sicuramente è straziante, a me piace molto l'occhio che ha Nick su di lui, l'ho detto già un po' prima, cioè, secondo me quella è la cosa più bella della storia, cioè il personaggio visto dagli occhi dell'unica persona che forse... E che sicuramente sarà con lui fino alla fine, che lo vede nel modo più genuino. Poi ti posso dire, questo è tipo un segreto, tra virgolette, io sono fan di Leonardo DiCaprio come tutta la nostra generazione, penso Sì. insomma che Titanic ci ha un po' segnato, no? Visto nell'adolescenza soprattutto, quando DiCaprio era ancora DiCaprio. Però ti devo dire, sarà che un po' soffro il fatto che fa Spider-Man, l'unico vero Spider-Man, Tobey Maguire, ma in realtà io nel film la cotta ce l'ho per Tobey Maguire, no? Non ce l'ho per Gatsby, che è una cosa assurda, se la mia Eva adolescente riderebbe di questa cosa, perché dai, c'è DiCaprio così. No, in realtà mi piace il fascino che ricorda un Secondo po' me Ewan perché McGregor a Moulin sì, ma secondo Rouge, vero? me sai perché? Perché DiCaprio è rimasto affascinante solo per noi adolescenti, cioè per noi quando eravamo adolescenti. Solo che lui è praticamente uguale, cioè nel senso. Sicuramente ha fatto un'evoluzione incredibile, però nell'immaginario è rimasto lì. Quindi, se tu sei cresciuta, potresti aver modificato, ecco, la tua visione Della del vita e della maschile, no? esatto. E a me personalmente non è mai piaciuto più di tanto, perché io i biondini secchetti ho delle difficoltà, non mi piacciono Vorrei dire la e non mi stessa danno cosa. soddisfazione, non mi danno soddisfazione. Quindi sicuramente ne riconosco l'iconicità, ma non è uno dei miei preferiti in assoluto. Devo dire che passando a Romeo e Giulietta, sicuramente Romeo e Giulietta
nonostante il personaggio di Romeo dal punto di vista della scrittura sia molto meno affascinante di Gatsby, cioè nel senso che sì, Romeo però insomma è ragazzetto, è innamorato, cioè con un minimo di occhio un po' più adulto ti Non fa pure un po' pena e sì. basta. Dici, guarda Ecco. questo. Ecco, però sicuramente lui lì è proprio al massimo, secondo me, della sua sensualità adolescenziale, giovanile, no? Cioè, secondo me è lui quasi che fa il film, è la coppia, e lui proprio con quello sguardo, con questo capello, capito? Che su qualsiasi altro sembrerebbe un mocio, e invece su di lui ha un suo perché, insomma. È vero, ma prima di passare a Romeo e Giulietta ti volevo dire una cosa, perché Vai, penso che l'unico sì. motivo per cui Daisy ha un certo spessore, a un certo punto narrativo, è quella battuta che dice sulle donne, che se tu ci pensi, se è stata, cioè è stata scritta 100 anni fa, quando lei diceva io volevo una femmina, perché per stare al mondo devi essere un po', è meglio Ma essere svampita, tra virgolette, Daisy non come... è simpatica, ma di certo non è scema. No, Questo mi esatto, pare gioca a fare evidente, la insomma. scema, è quella la Gioca a cosa. fare la scema e un po' si è fatta dei conti. Non ha un rapporto facile, probabilmente, anzi no, sicuramente non ce l'ha con se stessa e di conseguenza ha anche difficoltà a capire quali sono, diciamo, le cose migliori per lei, probabilmente, ma questo succede molto spesso, soprattutto in amore. Devo dire che in questo caso ho trovato anche bella la scelta dell'attrice, che ovviamente figuriamoci se ricordo il nome, Carey Mulligan. Carey Mulligan, Sì. Carey No, Mulligan, vedi che te esatto. l'ho Io ho ricordato. dei problemi, ma E c'ho dei problemi enormi io con i nomi degli attori, poi ricordiamolo, Carey incredibili. Mulligan ha fatto anche il film più dietro, Drive, ha fatto tutti i film più belli, Ah, questo Drive, sì. Drive, ok. Degli... Sì. E lei è Tutti lei molto, li ha secondo me, è fatti. molto carina, molto adatta, è molto carina, Molto è brava brava anche. in quella cosa. Sì, la trovo molto, molto brava. Quella giusta via di mezzo fra appunto essere una svampita e in realtà avere capito tutto. È così, in effetti ci sta. No, niente, sì, ho No, era questo. risposto. Sì. No, Mi che poi sono veramente persa. uno ci pensa che Zelda era così, Zelda Fitzgerald, che faceva Sì. finta di essere la Esatto, moglie di... la moglie di Fitzgerald, che tra l'altro è stata ovviamente la lettrice prima di questo romanzo, e quando lui ha finito di scriverlo, lui aveva l'abitudine di leggerlo tutto ad alta voce, diciamo come prima rilettura, insieme a lei. Quindi l'hanno letto insieme, poi l'ha mandato all'editore, e l'editore gli ha detto: bellissimo, però guarda, scrivi un po' meglio il carattere di Gatsby. E lui poi ci ha rimesso mano fino a che poi l'ha pubblicato. Una mini storia editoriale. Questo romanzo è arrivato in Italia nel 1936. 9 anni dopo. Esatto, e poi del 50 invece è la traduzione di Fernanda Pivano, che è quella che per molto tempo è stata la traduzione più utilizzata. Poi mi pare nel 2000, aspetta, me lo sono segnato perché era interessante, nel Grande. 2011 sono scaduti i diritti, Ah, cioè nel senso è ok. diventato di pubblico, Perché sono pubblica passati 100 anni. 70, Se, ah, è 70. 70, sì, è vero, scusa. E quindi praticamente sono uscite un sacco di edizioni. Questa era una cosa interessante che ho trovato di un bravissimo traduttore e editor e critico che ho già citato in un'altra live, che si chiama Luca Briasco. Andatevi a cercare praticamente tutto quello che scrive quest'uomo, è meraviglioso. Lui è appunto un grande esperto di letteratura americana e ha fatto una piccola disamina sulla storia editoriale del grande Gatsby e su queste nuove traduzioni che sono uscite, mi pare 5-6 tutte insieme, pubblicate da case editrici diverse proprio nel 2011. Ognuna ha, diciamo, i suoi pregi e i suoi difetti, però ecco, è interessante vedere come comunque sia un libro assolutamente classico, amatissimo, cioè ci si sono proprio buttati a pesce gli editori appena hanno potuto, hanno rifatto tradurre, che comunque è una cosa che costa e che sicuramente, però ecco, è stato un investimento sicuro, quindi è diventato poi, nonostante il poco successo, diciamo, contemporaneo, è diventato un grande classico. Infatti, ti volevo chiedere questa cosa perché, ad esempio, al cinema uno si butta sul sicuro quando vuole adattare un classico, perché comunque una storia come Gatsby o Romeo e Giulietta è comunque un classico, appunto, la conoscono Sì. tutti, vogliono rivedere una nuova visione, quindi ti dà la libertà di poter adattare qualcosa che sei già sicuro andrà bene perché piace, Sì. al tempo stesso di modificarla col tuo punto di vista.
Secondo te a livello letterario c'è la stessa cosa? Cioè, come mi dicevi giustamente, l'hanno ripubblicato perché sono sicuri Sì, che poi rivende, giusto? Anche se magari uno ha assolutamente sì. già una copia a casa. Allora, tendenzialmente, oddio, non che, non è detto che, sì, che uno che ce l'abbia se lo ricompri, però sicuramente è una cosa innanzitutto C'ho tre o quattro generazionale. versioni di Ah, questo. ok, vabbè, però diciamo è una Solo cosa da che lettori molto forti, non è detto, insomma, che lo fa. Sappiamo che in Italia il panorama della lettura non è che sia proprio il massimo della vita, però no. sicuramente è un libro che è uno di quei libri generazionali, cioè che circolarmente ritorna, non nonostante cambino le generazioni, un po' grazie anche ai fenomeni pop come il cinema, un po' anche perché poi in quel caso appunto il film aveva ridato una botta, come spesso succede anche al libro, una botta di successo. Però appunto sono quei libri che un po' perché magari ritornano scolasticamente, va detto, insomma, dice, magari l'hanno fatto leggere, e un po' perché rimangono non il classico appunto alla Romeo e Giulietta, ma il classico di cui si può parlare ancora, no? Cioè che nelle conversazioni può avere un suo senso, una sua utilità, tipo il giovane Holden, dico una cosa qua, o che ne so, sulla strada di Kerouac, mi vengono in mente solo libri di cui abbiamo parlato Sì, insieme, probabilmente per beh. quello, però ecco, insomma, ce ne sono, no? Quei libri che poi spesso si leggono da adolescenti o da ragazzi e rimangono un po' dei punti di riferimento. Poi diciamolo, comunque è un libro molto semplice, cioè non è un Sì. libro difficile da leggere e anche questo aiuta, no? Ma infatti io lo consiglio anche in inglese, cioè quando se uno può, è un po' più articolato comunque l'inglese perché è diverso rispetto a quello contemporaneo, quindi magari c'è una difficoltà tra virgolette aggiuntiva, però no, Però comunque è un libro, cioè non è un è libro piccolo, grosso, ecco, abituati diciamoci. alle saghe o roba così, insomma, Esatto. Signore degli Anelli, Harry Non Potter, è quelle cose. Infinity Jest, Guarda, ecco, ti quindi faccio state vedere serene. che cosa ho qui, sempre riguardo i libri. Questi sono solo 3 su 8 di The Ok. Witcher, che io Ah, ok. ce li ho qua, perché comunque, vabbè, li sto leggendo non tutti insieme, però comunque siamo abituati, no? La serialità televisiva poi si è un po' trasposta anche su quella, cioè si sono contaminati a vicenda, quindi siamo abituati più a leggere delle saghe lunghe, con tanti tomi e tante pagine, quindi Grande Gatsby in mezzo weekend, ve lo leggete 2 giorni Sì, e via. assolutamente. Anche a Vincente comunque succedono un sacco di cose che non diciamo, però ecco. C'è del movimento, c'è Poi una trama anche un po' noir, ci sta un po' di tutto, insomma, leggetelo al che mare, così vedete la luce verde del faro. Io ancora scherzo, mi prendono esatto. per pazza perché al Lido di Venezia durante il festival vedevo queste luci verdi. Ho detto, vedi, quella è Gatsby. Mi hanno guardato, ma chi stai dicendo? Niente, non vi preoccupate, leggete il libro, poi dopo ne riparliamo. Al prossimo festival ne riparliamo. Comunque, invece, passando a Romeo e Giulietta, a livello cinematografico, Baz Luhrmann decide di stravolgere. Negli anni 90 non c'era ancora questa tendenza diciamo che lui è sempre stato Un abbastanza. precursore di tutta Sì, quella cosa. poi considerando che qualche anno dopo ha fatto Moulin Rouge, che comunque cambia proprio le regole anche Ah, della messa in uno dei miei scena. film preferiti di sempre, Moulin Pensa, Rouge. io l'ho raccontato questo aneddoto, in realtà a me non piaceva all'inizio, perché quando l'ho visto ancora non avevo iniziato a studiare cinema e dicevo, vabbè, ma perché fanno tutte queste cose? Che cos'è questo riferimento? Tanti non li avevo capiti. La mia prima lezione della materia poi in cui mi sono laureata, comunicazione multimediale, il professore Giulio Latini mette la scena, quella del medley dell'elefante, subito dopo, quando c'è Nicole Kidman. Che praticamente primo piano di Nicole Kidman, il rosso delle labbra, il rosso dei capelli contro il blu del cielo notturno di Del cielo. Parigi e la luna, che poi è riferimento al cinema delle origini con Méliès. Mi ha spiegato in 3 secondi questa cosa. Ho detto: ok, basta, io voglio fare questo di lavoro, voglio spiegare a chi come me non ci aveva capito niente di quel film, che è diventato anche per me uno dei miei preferiti. E devo dire che non, cioè, Romeo e Giulietta mi piace, ma No, no, non quanto, anche non secondo quanto. me. Però No. l'idea di trasporre anche la lotta fra le due famiglie proprio su strada, cioè che è quella che poi effettivamente viviamo in contesti urbani adesso, non è più Assolutamente, quella un sì. po' non tanto medievale, però comunque quella delle due casate nobili che si scontrano,
per il predominio sulla città, è proprio una guerra di bande in questo caso. E quindi Sì. anche Poi c'è Romeo, stato West Side Story, diciamo, sì, che come su Shakespeare. citavano, Sì, esatto, c'era un era commento, l'avevo letto anch'io, esatto. proprio quella, è la versione postmoderna che, tra parentesi, esce al cinema forse, se va tutto bene, quest'anno, perché Steven Spielberg in teoria è ancora programmato per dicembre. Speriamo. C'è l'adattamento di Steven Spielberg di questa storia ed è il primo Oh, musical che fa meraviglia. Spielberg, quindi Mamma, ragazzi. io ho i brividi perché è il mio regista preferito, quindi già che voglia che alla sua età decide di cambiare totalmente e di fare altro rispetto a quello che ha sempre fatto, no? Io musical Fantascienza. li Per amo da morire, per cui insomma, cui va bene. vediamo, Si può. vediamo. Cioè, da una parte va bene, da una parte vediamo, perché Ma chissà. ad esempio, se ti piacciono i musical, adesso c'è un attimo un off-topic, che in realtà ne parlavamo, c'è Hamilton su Eh Disney sì, ho Plus, visto il trailer e mi è sembrato interessante, quindi che penso è un po' che. quello che hanno fatto appunto, che fa Lurman con i classici, cioè loro raccontano la storia americana in questo caso attraverso la musica rap, però è ambientato nell'Ottocento e tutti i dialoghi sono, è Figata. un musical vero e proprio, quindi ha tutti i dialoghi, quasi tutti i dialoghi sono le canzoni Cantati. cantate. Quindi è un esperimento che a livello Bello. sembra molto interessante. Leggo i commenti, sono tutti gasati da quest'unione Spielberg più musical. E quindi Vediamo, niente. vediamo che cosa viene fuori. E poi, vabbè, appunto, c'è cioè, Romeo e Giulietta. Lì è in effetti un grande stravolgimento. Forse ti dirò anche di più di Gatsby da un certo punto di vista, perché Gatsby la componente spettacolare ce l'aveva di suo, cioè no, la componente per esempio delle feste, quella è proprio una cosa che ti aspetti di vedere al cinema, non so come dire, no? Cioè ce l'avevo già, se uno È avesse letto il libro e mai visto, cinematografico. ne eh sì, se uno avesse letto il libro e mai visto nessun film, però. Cioè, te le vedi davanti proprio queste scene. Romeo e Giulietta, sì, si poteva, insomma, c'erano vari modi, perché poi la storia è una storia d'amore ed è stata iper ri rivoltata in tutti i sensi. Però, ecco, quello che fa Lurman, con la componente musicale e con la componente street, urban, lo rende effettivamente una cosa diversa. Nasce già come una tragedia atipica, Romeo e Giulietta, proprio nell'originale, nel senso che molti critici l'hanno definita una tragedia commedia, perché in realtà succedono delle cose tragiche obiettivamente, però ci sono dei personaggi che sono quasi grotteschi, delle cose che accadono sono talmente sfigate. Che se non Abbastanza un fossero paradosso, no? terribili, Esatto. se non fossero terribili farebbero quasi ridere, cioè, perché è talmente assurdo, anche perché i personaggi, e questa è stata un po' una critica che è stata posta, diciamo, su Romeo e Giulietta, se uno si può permettere di criticare Romeo e Giulietta, vabbè, comunque, diciamo un appunto, è il fatto che i personaggi non sono di per sé tragici. Ma sono personaggi che vengono, diciamo, coinvolti da cause terze, sono personaggi sfigati, fondamentalmente, non Sì. trovo una parola più adatta. E quindi non hanno la tragicità, capito, di quei personaggi proprio da tragedia, cioè lo spessore anche, psicologico dei personaggi da tragedia. Fondamentalmente sono due ragazzini molto sfortunati. Sì, perché in realtà poi forse è anche quello che colpisce, no? Perché comunque è l'unica opera di Shakespeare che ha dei protagonisti così, come dicevi giustamente tu, non troppo approfonditi a livello caratteriale, in Sì. preda all'ormone proprio, se vogliamo Sì. ridurlo in maniera un classico ridotto così, però in realtà è quello, perché loro non ragionano come i personaggi che Shakespeare ha sempre descritto, cioè che sono anche, io penso a Sogno di una notte di mezz'estate, dove c'è un po' il fantasy, un po' Amleto anche, no? Hamlet, ecco, Per Hamlet ancora dire. di più proprio, quindi è proprio tutti i personaggi sono strutturati, non, sono preda delle emozioni, ma hanno sempre, seguono sempre comunque la logica a un certo punto, che poi dopo può essere una logica un po' estrema, però comunque Sì, una seguono un. logica, una morale, un valore, cioè qualcosa, diciamo, che li renda in qualche modo artefici della propria disgrazia. Quello che succede in Romeo e Giulietta è che sì, loro sono artefici della propria disgrazia perché fanno la scelta di andare contro una famiglia, di andare contro delle convenzioni, però
Però in qualche modo sono anche preda di una serie di situazioni esterne sfortunate che li portano alla fine che fanno, che non è appunto solo ed esclusivamente una scelta di coraggio e d'amore, ma anche proprio un po' una sfortuna. E No, no. questo si presta, diciamo, a una doppia lettura, no? Perché un po' è una cosa tragica, ma un po' è anche grottesca, fa un po', non dico sorridere, però ecco, abbassa un po' il livello. Ti fa anche riflettere perché dici, vabbè, se non fossero stati adolescenti ma leggermente più grandi, probabilmente non sarebbe andata a finire così, perché nel momento in cui Forse si sì. sveglia, dice, aspetta, fammi aspettare un attimo prima Aspetta, che... sì. aspettiamo quelle 2 o 3 ore, fammi sentire un po', c'è qualcosa, capito? No, che, ah, no, Sì. basta, mi uccido. E no! Sì, è la cosa Esatto, classicamente da ragazzini, ecco. un po' troppo Sì. impulsivi, quindi comunque Sì. sarebbe stata molto, molto diversa. Invece una curiosità dal film, loro si odiavano, lo sai? Loro attori, Claire Danes, intendi? sì, Claire Danes e Leonardo Molto DiCaprio bene. si odiavano e la cosa bella è che invece dovevano amarsi alla follia poi sul... Ma si Non odiavano perché? lo so, avevano Problemi litigato sul personali? Ah, set. Mi per sembra capire. recentemente l'attrice aveva fatto appunto una dichiarazione su questo, che è stato uno dei set più difficili su cui lavorare perché non si trovava poi effettivamente bene. E, ma non credo Io di... non è che non l'ho Lei? trovata, secondo me, tanto adatta lei. Non Lei so, non so magari perché, in la realtà non sensazione a piace pelle neanche... non mi piace. Non mi piace neanche a me come persona, cioè nel senso come No, proprio no, attrice. io intendo in quel contesto, No, ma a me in secondo generale anche, me, non è che in mi fa generale, vabbè, impazzire, no. non so neanche quante ne ho viste di film con Claire Danes, io probabilmente non tantissimi, però diciamo di Ne ho quello mi fatti ricordo tanti. la sensazione che lei fosse un po' fuori luogo, cioè che non fosse proprio adatta per quella cosa, però magari Però può non so, essere anche che forse. appunto lei non si sentiva totalmente a suo agio e quindi questa cosa poi Ci sta. soprattutto negli attori comunque anche giovani perché poi erano giovani, avevano meno di 20 anni, cioè Sì, 20 anni più o meno, certo. appunto Beh, di... lo sembravano perlomeno, poi non so se era La magia di Hollywood. No, però traspare Esatto. questa cosa, no? Cioè nel senso Sì, tu sì. effettivamente se non stai bene Un po' puoi essere rigida lei. un'attrice... Sì, Un po' mi rigida, un verrebbe un po' così. commento un po' negativo, quindi non lo Beh, no, faccio. l'ho capito, però. Però è rigida, allora È un po' direi rigida. esatto. Però la scena che poi dopo la cosa divertente è quando un film diventa cult, Sì. viene ripreso. Allora, se è un horror, fanno Scary Movie, che quindi fa la parodia di. In Sì. questo caso, invece, viene ripreso anche da tante commedie, ma anche involontariamente citato in altri film. La scena quella dell'acquario, quando si conoscono per la prima volta, e in realtà. È bellissima per come è stata girata e pensata, perché comunque, a prescindere se Romeo e Giulietta piace o meno, la storia, quella scena dell'incontro di quando si innamorano fondamentalmente, quindi in quei 5 minuti tu mi devi far capire l'innamoramento e Baz Luhrmann ci è riuscito, la usano in quasi tutti i film e c'è una serie TV anche che la prende proprio in giro, ma perché era Romolo e Giulia, non so se l'hai mai vista su No, Fox. ah no, quella sì, come no? Ho visto forse le prime due puntate, non l'ho C'è pure vista quella tutta. scena là che è iconica, però quella è l'unica che non rovinano. Cioè, nel senso, è talmente ok, stiamo prendendo in giro Romeo e Giulietta, ci rifacciamo al libro. Aspetta, ti ho perso, eccoti. Ho perso Ci anch'io, sei? eccomi, dai, ci sono. Ok. Dicevo, Un po' è più forte. tutta una... Ah, No, meglio. no, vai, vai, meglio. È tutta una parodia, no? Quella serie TV, però al tempo stesso quella scena non la tocchi perché è bella sia nel libro che nel film. Quindi quella è Esatto. proprio pura. Anche perché lui era andato lì per un'altra. Quindi, lui e Romeo, intendo, Sì, proprio sì. anche nella storia, no? Quindi, diciamo che deve essere proprio il famoso colpo di fulmine stravolgente se tu sei andato con un obiettivo e poi arriva qualcuno che ti scompagina completamente la vita. Quindi, rendere questo, insomma, deve essere un incontro veramente infuocato, altrimenti non si spiega, ecco. E invece sui commenti ho letto, basti pensare a Mercuzio, personaggio tragicomico fino alla fine, concordi? Eh sì, Ritornando alla... sì. Anche Mercuzio è proprio... nel libro, in realtà, appunto, cioè, questi personaggi che sono un po', diciamo, al limite, no? Tra la tragedia e la commedia, sono un po' la caratteristica di questa tragedia rispetto appunto alle altre che abbiamo detto. Personaggi che, calati in una qualsiasi altra situazione, potrebbero veramente
fare tutt'altro o essere divertenti, ma gli eventi li mettono di fronte a una situazione diversa, a una fine diversa, a una gestione diversa delle azioni. No, e invece io non mi sono scordata, all'inizio mi hai detto che mi volevi parlare di un'altra Ah, cosa. sì, certo. Ora sconvolgo tutti, dopo aver parlato di cose serie. No, Allora, no, vogliamo parto dalla sapere. cosa seria. La cosa seria è questa, che vedete Ok. forse al contrario. No, lo vedete giusto? No, al contrario, relazioni Benissimo. pericolose. Allora, Ah, Le sì. relazioni pericolose. Questo è un bellissimo libro che io ho amato molto. È un romanzo epistolare, non so se l'avete letto, Io diciamo così. no, però sì. È molto bello, romanzo epistolare, siamo nel 700 e la Clo racconta questa storia attraverso le lettere che questi due libertini si scrivono. E quindi praticamente tira fuori tutto il marcio della società aristocratica, facendo capire che nulla è dato al caso e tutto è frutto di intrighi, praticamente la morte del romanticismo fondamentalmente. E tant'è vero che ho trovato una cosa interessante che dice un critico, che è Andrea Cortellessa, che dice che le azioni pericolose è il controveleno al romanticismo adolescenziale, l'antidoto praticamente al romanticismo adolescenziale. Se tu da adolescente credi nell'amore, leggi Le azioni pericolose e te passa. Ma perché? Tanto già la vita deve far passare queste Esatto. cose. Che succede però? Succede che nel 1999 esce Cruel Intentions, Mamma mia. che è per molti una monnezza probabilmente, No, è un cult sicuramente. degli anni 90. Però, vabbè, però c'è, cioè, più stravolgimento di così, ragazzi, è uno stravolgimento. Poi che le cose siano venute bene o male, questo è un altro punto. Però l'idea di inserire una situazione del genere in un contesto adolescenziale, per modo di dire, perché Sì, poi quelli adolescenti manco. ma no, Vabbè, quello è come al sempre solito, il solito problema la degli sindrome Dawson americani, no? Creek, vabbè, sì, che ci mettono gente che ha 30 anni così, ampiamente. ma lo sai perché lo fanno? L'hanno poi chiesto, perché a un certo punto hanno detto non è possibile che tutte le Non è serie, possibile. cioè da Beverly Hills, da Melrose Place, da veramente One Tree Hill e Dawson Creek, avevano tutti 30 anni e ne facevano i 17enni. E hanno spiegato i produttori, dice, in realtà, facendo così, perché non c'era comunque l'offerta che c'è adesso, no? Anche a Certo. livello, te lo ricordi, no? Che guardavamo solo Come Italia no? 1 e in Sì, America sì. guardavano solo ABC. E in realtà è perché così tu mi prendi due fasce di pubblico intere, perché ti sto parlando Giusto. degli adolescenti, ma in realtà ti aggancio fine 40 anni, non fine C'ha 30, fine ragione. E 40. infatti ha E quindi funzionato ha funzionato, benissimo. però riguardandolo adesso fa un po' ridere, perché adesso Fa invece molto ridere, fa adolescenti molto sono ridere. adolescenti Tra oggi, l'altro, no? io credo, non so, poi non ho seguito, ma quasi insomma, una delle poche apparizioni di Ryan Phillippe. Quanti altri film ha fatto Ryan Phillippe? Tu che sei brava, tu che sei Aspetta, esperta. aspetta che ti controllo, No, dico in perché generale, cioè con vaghezza, però insomma, pochi. non tanti di più. No, 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 pochi, Ecco. pochi. 3-4 Quindi forse. lui, Sarah Michelle Gellar, Selma Blair, tutta questa gente così. Però ecco, quello che è Selma interessante, Blair ora, ne affacci un altro po'. lei ne ha fatto, sì, anche, insomma, Sarah va per me. Michelle Poi Gellar. Sarah Michelle Gellar va bene che abbia fatto Buffy nella vita e È basta e avanza, Buffy, non è un punto. problema. E Poi, beh, ma va bene così, va beh, bene la così. prima eroina. Gioia e felicità, infatti in quello lo amo. Però appunto, la cosa interessante è che la Clo aveva fatto proprio anche qui un'operazione di rottura, cioè nel suo tempo tirare fuori un libro del genere in cui lui praticamente, anche in maniera abbastanza esplicita, racconta del circuire altre persone, dello utilizzare altre persone. Questi due libertini fanno una specie di scommessa, una specie di sfida, un po' come succede effettivamente in Cruel Intentions. In questo, cioè nel seguire la trama, è abbastanza Fedele. canonico, no, il film. Sì, poi succedono, diciamo che è calato in una realtà totalmente diversa, però ecco, è fedele in questo. E il fatto che poi però alla fine, nonostante tutto, nonostante il marcio, quello che è venuto fuori e anche le bieche vittorie di questi due libertini, però vincono, vince l'amore, cioè vincono le persone oneste.
in qualche modo, perlomeno vengono smascherate quelle disoneste. Quindi è uno smascheramento sia nel film che nel libro. È un libro che probabilmente non viene tanto letto, ma che secondo me invece è interessante da leggere, un po' per la forma, perché comunque il romanzo epistolare è un tipo di cosa interessante, c'è cioè un cambiamento del punto di vista continuo, le persone che narrano le cose con i loro occhi, è bello da vedere così. E poi perché appunto lo dovete immaginare nel suo contesto. Quello che ha fatto la Clo è in fondo una cosa abbastanza sconvolgente. Non è riuscito nello stesso sconvolgimento, forse, il Il film, cinema, però il cinema. forse sai, non era, cioè non se ne facevano tante prima di serie TV, però probabilmente per la struttura proprio del romanzo epistolare forse sarebbe stata meglio una serie TV, perché ad esempio non Sarebbe so se stato l'hai sì. vista, The Affair racconta la No. stessa storia da due punti di vista diversi, cioè dai due Ah, ho protagonisti, capito qual è, sì. e poi arriva a quattro nelle altre stagioni. Quindi tu hai lo stesso evento, la cosa ad esempio nel pilot, si vede proprio la scena in cui loro si incontrano, dal punto di vista maschile e dal punto di vista femminile quanto cambia, perché in realtà appunto The Affair vuol dire diciamo questa relazione extraconiugale, esatto, la Adresca. adresca tradotto, Adresca. in cui lui per giustificare il senso di colpa dice che comunque è stata lei a provocarlo, lei invece non è così perché comunque si incontrano in questo ristorante dove lavora lei e cioè è lui che ci prova con lei, secondo lei, e viceversa. Quindi ognuno ha il suo senso di colpa, la sua cosa, però è bello proprio per questo perché comunque dimostra tutti e due i punti di vista. Quindi forse la difficoltà nel film è stata che comunque non hai in 2 ore, non ti dà la possibilità di vederlo. Certo, questo sicuramente è vero. Secondo me hanno reso bene il discorso appunto della sfida, anche della manipolazione psicologica, perché sicuramente loro sono i due protagonisti, che poi sono Valmont e Mertel, Madame Mertel, una cosa del genere, nel libro, ma credo che nel film si chiamino uguali. Valmont sicuramente si chiama Mi uguale sa che li nel hanno, Cruel sì, li hanno Intention, tenuti si erano così lasciati uguali. almeno capite che è il collegamento. Sì. Sì, esatto. Sì. Però no, appunto, loro che in qualche modo giocano con le vite degli altri e anche un po' quel senso del torbido, no? Che sicuramente nel film è più pruriginositato e scienziale, qui forse il livello è più alto, però ecco, secondo me è reso bene. Devo dire che io li ho proprio, diciamo, visti in parallelo perché l'ho letto e ho visto il film più o meno nello stesso periodo. L'avevo letto per scuola, tra l'altro, questo libro. Vedi. Non so, c'era un progetto, una roba, non mi ricordo. Però ecco, ero. E poi ho visto il film e devo dire che sono rimasta affascinata da questo collegamento, nonostante tutto. Perché fate un esperimento se non l'avete visto. Poi c'è anche la versione canonica, quella con Michelle Pfeiffer, e forse ce n'è anche un'altra ancora prima. Se non No, sbaglio, in no, quella realtà con Michelle ricordo queste Pfeiffer, due. Sì, è quella quella con con Michelle Michelle Pfeiffer, Pfeiffer. sì, quella è proprio, vabbè, in Classica. costume, cioè proprio classica, è quella lì. Però ecco, magari invece una cosa del genere è un po' più coraggiosa, cosa ne sia venuto fuori a livello qualitativo, giudicate voi, però può essere un modo per stravolgere. Ma sì, ma perché poi ci vuole, no? Anche, cioè, appunto, secondo me è perfetto nel quadro, no? Eh sì. Questi tre libri barra film, in realtà hanno proprio uno stravolgimento alla base con altre trasposizioni più classiche e canoniche, che poi magari possono Esatto. riscontrare, vabbè, ad esempio Gatsby sono usciti proprio in periodi diversi, cioè con 40 anni di distanza più o meno, perché erano anni 70 Sì. e 7 anni fa, e quindi diciamo che c'è proprio un contesto diverso che cambia molto più rapidamente. Però è bello saper usare, perché è vero che uno gioca sul sicuro quando adatta un classico, però perché lo dobbiamo rivedere per la 120ª volta sempre allo stesso modo? E qua ti volevo dirne cioè un altro che in realtà è rimasto sempre uguale, che è Piccole Donne. Infatti sapevo che sarebbe venuto fuori anche quello. Piccole Sì. Donne, che in realtà però ti dicono perché ogni generazione ha bisogno del suo film di Del Piccole Donne. suo. Tu sei d'accordo su questa cosa? Perché Allora, la regista ha detto così. io parto dal presupposto che a me l'ultimo è piaciuto molto, moltissimo. Io non me Nonostante mi l'aspettavo, lo piacesse. sai? Cioè, sono andata un po' Io scettica avevo un po' paura. e invece.
po' paura, perché a me Bravo. era piaciuto anche l'altro. E a me in generale mi piace proprio Piccole Donne, Beh, beh, beh. nonostante tutto, nonostante le Le attrici, poveraccia, dici. quelle... no, sì, anche no, nonostante come è stata imbrigliata la Elcott, no, nel scrivere una cosa del genere, però devo dire che mi sono sempre piaciuta. E l'ultimo mi è piaciuto molto, mi è Perché piaciuta gli rende molto la giustizia. scelta. Secondo me sì, la vabbè, a parte la scelta della protagonista, che secondo me è È perfetta, è bravissimo. bellissima. Già avevano lavorato insieme poi L'unica che non all'Emmerdale. mi piace tanto è, Lo so che lo non stai lo per so, c'è dire. la Meg, c'è Emma Watson. Emma Watson che fa meglio, Ma perché mi lei può spiace. fare solo riunione, basta, poi dopo Ma non. no, può fare quello che gli pare, ma non Meg, cioè nel senso che Meg è la figura materna per definizione, la Appunto, figura non c'entra niente con lei. generosa, la figura pacata, cioè non lo so, non mi sembrava adatta. Il resto... Va bene tutto, va bene anche come è stato, come la conclusione mi È piace stupenda, tantissimo, cioè mi è che ti fa piaciuta proprio capire, no? Cioè, se ancora non tantissimo. è È un modo chiaro. per dire qualcosa in più senza rovinare quello che è stato detto prima. E per contestualizzarlo anche in questo secolo, perché in realtà quello che ti dicono non è così, cioè quello che gli dicono a lei non è così lontano da quello che dicono a tutte le donne oggi. Assolutamente, E quindi certo. è stata molto intelligente la L'ha reso Greta. una metafora, l'ha reso una metafora della condizione femminile. Che non cambia, e questo è Sbagliata, cioè nel un senso, po' triste, però. esatto. Se c'è Triste, uno però esce col sono magone, quelle che ti dice. cose sulle quali bisogna riflettere. Cioè, tutte le volte che ci si trova a riflettere su qualcosa, secondo me è buono, a prescindere da tutto. Cioè, dove ti mette l'attenzione, vuol dire che è una cosa, un punto doloroso, che è evidentemente tuttora un punto doloroso ed è bene parlarne. No, giusto perché Giusto. magari possono cambiare le cose, poi io, vabbè, sono il profumo dell'ottimismo, per me non cambieranno mai certe dinamiche, ci vorranno secoli, però magari Esatto. riusciamo a velocizzare un po' questa, anche tramite il cinema e la letteratura, quindi in realtà c'è un. Soprattutto io credo che l'arte in questo sia fondamentale, per forza. Cioè, l'arte, in molti casi, l'arte e la cultura sono il motore dei cambiamenti, se vengono, diciamo, se uno ha a che fare con l'arte e con la cultura. Bisogna solo averci a che fare, poi il Ma resto va sai da sé. cosa? Anche chi denigra un po', ad esempio, i cinecomics, no? Che vengono dai fumetti, per dire. In realtà, ne parlavamo oggi, sempre quelle delle giornaliste, la cosa interessante è che stanno spostando l'attenzione alle problematiche che abbiamo noi adesso, le trasportano un po' come fa Piccole Donne. Parlavamo, ad esempio, delle supereroine che non hanno mai, negli Certo. ultimi 10 anni, in 10 anni alla fine hanno cominciato ad avere i Wonder film, Woman, no? quelle. Wonder Vogliamo Woman arrivare a sta. Wonder Woman? Voglio arrivare a Ok. Wonder Woman, ma anche a Captain No, no, Marvel. perché io poi ho dei No, problemi enormi però sui era per cinecomic. dire, no, tranquilla, era semplicemente per dire che in realtà è tutto collegato, anche quello che viene Certo. definito meno arte in questo caso, però comunque porta avanti le stesse battaglie, No, proprio ma perché. io per arte intendo tutto, eh. Cioè, nel No, senso, tu non sì, faccio perché sei una una... persona intelligente, ma non tutti. Capito, Ok. dividono questa cosa e dicono: no, vabbè, questo magari non la considero arte. Invece, in realtà, anche quello perché è una forma di espressione Certo. che ha lo stesso. Poi, ciao Claudio, che è entrato in questo momento, che ha lo stesso comunque valore positivo, cioè che porta comunque delle cose concrete, delle lotte e delle battaglie che vediamo anche Sai, io oggi, no? penso che qualsiasi cosa che innesca un dibattito culturale è importante, perché chiaramente quello che fa diciamo il pensiero democratico è il fatto che ci si possa dibattere su alcune cose. E sicuramente se emergono in un contesto di intrattenimento, è chiaro che il pubblico è più ampio. Quindi, secondo me, È anche se uno giusto. magari coglie diversi livelli di lettura, di approfondimento, no? Cioè, anche per esempio, ritornando al Grande Gatsby, così facciamo una cosa circolare che fa molto scena. Mi piace la Bene. circolarità di questa cosa. Il Grande Gatsby ha una prima lettura visiva anche al cinema che è, capito, sconvolgente, spettacolare. Uno si può anche fermare là, non è necessario. Poi, se vuoi andare oltre, c'è molto di più. C'è appunto la disillusione, c'è il sogno americano che crolla, c'è un uomo che ha provato a fare una scalata sociale per conquistare fondamentalmente una donna, non riuscendoci, e quindi comunque tutto quello che ha in fondo non vale niente se non c'è quel
quella che veramente voleva. C'è tutto, c'è anche, che ne so, lo stesso Fitzgerald un po' aveva fatto un percorso simile, perché lui comunque veniva da una provincia e poi si era ritrovato a un certo punto a Long Island, dove aveva conosciuto tra l'altro un contrabbandiere che gli ha fatto venire l'idea del Gatsby, come è poi stato Sì, perché pensato. loro vivevano un periodo, io mi ricordo quando comunque lo studiavamo anche a scuola, no? Cioè, gli Sì. anni 20 del secolo scorso erano usciti dalla Prima Guerra Mondiale, che in realtà proprio a livello tecnico di guerra era totalmente diversa rispetto a quelle dell'Ottocento, che si combattevano sul campo, c'era la battaglia, durava un tot e lì finiva. Lì invece la trincea, La trincea, certo, il distruggere sì. proprio l'umanità all'interno dell'uomo e del soldato aveva stravolto comunque una. Sì, diciamo che c'è stato un momento di folle gioia del ritrovarsi senza una guerra e quindi la jazz, proibizionismo, facciamo i matti. Va. Sì, poi Però proibizionismo. quello che dice Gatsby, no, Gatsby, Fitzgerald, vabbè, quindi anche Gatsby, è in realtà che si affaccia qualcos'altro e poi La crisi arriverà del appunto il 29 a New 29, York. esatto. Si non che lui c'avesse la palla No, però già di c'era il vetro, eh. sentore, no? Però ecco, cioè, che non è tutto perfetto, qualcuno ce lo ricorda sempre, arriva sempre a ricordarcelo, magari in momenti in cui non ce lo aspettiamo, ed è per questo poi che il suo pubblico non era particolarmente contento, no? La jazz age, i ragazzi dell'epoca si aspettavano un'altra cosa un po' festaiola, un po' alla Belli e Dannati, che poi è il libro precedente, Bello. in cui appunto si parlava di loro. E lì sì, si parla di loro, però con un occhio al futuro. Che poi il terzo, cioè, Attenzione! appunto, poi Tenerella notte peggiora proprio tutta la situazione perché Esatto. lui che vuole ritornare ai fasti del grande Gatsby, anche se comunque con quell'occhio critico, e invece c'è solo il disincanto perché comunque anche la sua storia con Zelda era cambiata nel frattempo. È che la realtà poi arriva come un treno in faccia a volte, quindi bisogna farci i conti. Comunque la cosa interessante è che anche loro uscivano da una pandemia, la loro era un po' peggio perché era l'influenza spagnola La e spagnola. era il 1918-19, quindi Eh sì, avevano proprio questa certo. voglia. Chissà se No, uscirà sì. un 5-6 Gatsby anni o dopo. un Fitzgerald fra 5-6 anni. bisogna vedere se c'hai i soldi, Gatsby, fra 5-6 anni, perché Bisogna mi vedere sa se ci che qua. arriviamo, pensavo. Ecco, no, se ci arriviamo no, non voglio No, essere no, 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 così, no. così sconvolgente, però ecco, forse il discorso economico, ci sarà un su e giù, intanto il mio computer si spegne, si Ah, accende, qualcosa, ok, no, no, non tranquillo. succede niente, Beh, non ti io direi che preoccupare. questa circolarità mi è piaciuta tantissimo. Hai Io visto? adoro queste cose un po' alla Nolan, no? Che apre come chiude nei film. E quindi è interessantissimo il contributo. Ti ringrazio veramente tanto a nome di Grazie a tutte le te. giornaliste, non solo a Grazie a nome mio. tutte voi, è stato molto bello. Spero di rifarlo presto perché mi sono molto Anche divertita. io, e assolutamente riorganizziamoci. Mi raccomando. Volentierissimo. Grazie ancora, veramente di Grazie a tutto. te, Un grazie a tutti. bacione. Ciao. Grazie a chi ci ha seguito. Ciao. Ciao ciao.